Pallamano in pilota. Archiviata la salvezza in Serie 1, domenica 29 maggio, nell'ambito delle manifestazioni di Parma Città Europea dello Sport 2011, Parma Pallamano si è presentata a tifosi ed appassionati con alcune partite giocate da piccole promesse sui prati di Piazzale della Pace. E oggi ho il piacere di introdurvi a questa bellissima giornata di sport in questa bellissima cornice di pubblico e di sole del Piazzale della Pilotta, e ringraziamo per primi quindi il Comune di Parma che ci ha dato la possibilità di avere questo spazio erboso, e noi abbiamo risposto positivamente portando i nostri ragazzi per fare un torneo di propaganda e un torneo che riesca a portare i giovani ad affezionarsi a questa disciplina che è una delle più affascinanti del panorama sportivo internazionale. Comunque noi siamo la Z Cari Parma, è una società di Parma che lavora sul territorio da circa 40 anni, siamo in Serie A1, abbiamo una serie di società giovanili a partire dall'Under 18, 16, 14 fino ai giovanissimi, facciamo propaganda nelle scuole e quindi abbiamo un movimento che è estremamente articolato ed importante. Quello che io vorrei suggerire alle persone che ci ascoltano e ci vedono è di portare i loro figli a svolgere questo tipo di attività, perché è molto formativa sia dal punto di vista fisico che caratteriale. Comunque le nostre attività, che sono collocate per quest'anno all'interno del Movimento Parma 2011 Città Europea dello Sport, iniziano oggi con questo torneo propaganda e proseguiranno il 2 giugno con il torneo San Pancrazio, dove vedremo diverse società a confronto in un torneo, diciamo, di livello quasi internazionale. E poi proseguiranno come ultimo torneo, un'ultima iniziativa, il 25-26 giugno al centro Ernesto Cesarini di Moletolo, e lì avremo sicuramente un torneo seniores che si svolgerà in notturna e poi probabilmente un torneo under 18 o under 16 che si svolgerà il giorno successivo di domenica nei prati erbosi dell'impianto sportivo.